andata doppietta con Venezia e ora entro Livorno, mi sbaglio? Sì. Uno l'hai fatto con la Salernitana, uno domenica, scorsa, lunedì, doppietta con Livorno è prenotata? Ma chissà, lo spero. Però comunque a parte le promesse, sono contento di aver segnato domenica, lunedì, e di aver contribuito comunque a portare a casa un buon pareggio su un campo difficile. Hai ricordato il tuo record personale, no? Sì, ero arrivato a 8 gol l'anno di Terni, quindi... Mai segnato più di tanto, forse nelle giovanili, forse sì. Sì, nelle giovanili sì, ma nel calcio professionistico era, diciamo, il mio unico record che avevo. Quindi era abbastanza semplice da... Cioè, semplice no, però comunque era l'unico mio primo obiettivo che mi ero posto. Ho doppia cifra l'obiettivo? Sì, l'ho sempre detto, da quando ho iniziato qui. Il mio obiettivo è sempre arrivare alla doppia cifra e poi vedere cosa succede. Ci sono quasi e non voglio fermarmi. Sì, magari. Se quelle prospettive saranno rose, bisogna restare qui o c'è sempre... Magari. No, assolutamente. Adesso non ci penso alla Lazio. È normale, il cartellino è loro, quindi l'ultima parola aspetta a loro. Però mi sto godendo questo momento qui, in questa fantastica città, in questa fantastica società. Quindi adesso la mia attenzione è rivolta qui. È troppo presto per parlarne, come hai detto, però il mio obiettivo è rimanere qui anche l'anno prossimo. Cos'è mancato invece a Lecce a Venezia? Probabilmente forse anche un po' di cinismo, di incisività davanti, perché per tutta la partita la squadra è rimasta spesso a galleggiare solo a tre quarti, senza però poi mai sfondare in aria con altre occasioni. Sì, abbiamo trovato una squadra, come avevo detto alla vigilia, ostica, perché fa della sua forza la compattezza, quindi siamo stati bravi a metterli sotto, ma altrettanto meno bravi magari nella gestione dal punto di vista tecnico. Quindi sì, è vero, siamo arrivati tante volte sul fondo e ci è mancato il guizzo per portare a casa i 3 punti. Quando si pareggia c'è sempre qualcosa che è andato bene e qualcosa che è andato un po' storto. L'abbiamo già analizzato, abbiamo già visto gli errori che abbiamo fatto, quindi dagli errori dovremmo imparare soltanto. All'andata, dal momento che stanno passando, possiamo dire che si tratta di un'altra squadra, perché vengono da un momento in cui hanno fatto 8 risultati utili consecutivi, penso il più lungo della Serie B, quindi è una squadra da fare molta attenzione, perché ci sarà una partita difficile, ci sarà da aspettare, da avere pazienza come l'abbiamo avuta nella gara di Venezia, quindi... Verranno qui per continuare la loro striscia di risultati utili consecutivi, ma noi faremo di tutto per portare a casa 3 punti. Simone, Lionel ripete sempre che non sono i titolari di riserva, però quando è arrivato Minello, da parte di qui, non vostra, si è pensato che davanti dovesse contendervi l'osso di un posto. Ma questo succede in tutte le squadre. Assolutamente, assolutamente, ma non serviva di certo l'arrivo di un attaccante o di un'altra punta per farci tirare fuori il meglio di noi, quindi in tutte le squadre c'è la concorrenza, in tutte le squadre che vogliono ambire a qualcosa di importante ci sono giocatori di altissimo livello e ognuno che gioca, ma anche quelli che sono in panchina, anzi soprattutto magari quelli che vanno in tribuna, devono dare il massimo per raggiungere la causa che poi sarà una causa comune, quindi... la concorrenza, come ho già detto, è stimolante e aiuta a far bene, aiuta a dare il meglio di se stessi. Poi sono arrivati giocatori come dicevi, come Tumminello, come Taxidis, che
hanno alzato l'asticella della squadra e sono dei grandi giocatori e serviranno alla causa del Lecce per raggiungere, diciamo, traguardi importanti. C'è qualcosa che manca alla squadra per esaltare al massimo le tue qualità? Io non penso, ma a volte magari quando incontriamo alcuni tipi di squadra, alcuni tipi di gioco, magari è normale che possa esaltare le mie o possa esaltare le caratteristiche di Falco, le caratteristiche di Lamantia. Infatti il mister su questo è bravo, a seconda della squadra a cui giochiamo, a gestire le forze, a gestire i giocatori e a decidere la formazione ideale per fare male. Quindi io sono a disposizione della squadra e non penso che la squadra non mi serve abbastanza bene, anzi, stanno facendo un grande lavoro. Se ho fatto fino adesso 8 gol è tutto merito loro, perché comunque abbiamo avuto modo di conoscerci fin da ritiro, quindi sanno a memoria quali sono le mie caratteristiche, e adesso, fino adesso, sta andando tutto alla grande. Simone, 2 anni fa era Terni di Viglia, ti apprezzò Rivalani, ti ha voluto più a Lecce. In quanto in questa tua crescita da Terni ad oggi è valso il contributo? Io penso che a lui devo gran parte di questo inizio di carriera, perché è stato l'allenatore per primo che in un momento di difficoltà ha creduto a me, ha creduto alle mie potenzialità, e per questo lo ringrazio, perché comunque non è facile prendere una squadra come eravamo quella di Terni in una situazione praticamente di sbando, quindi è stato lui a tirare fuori le motivazioni della squadra, ma soprattutto, diciamo, in questo caso le mie. Quindi a lui devo tanto, perché mi sta insegnando tanto, mi sta praticamente crescendo sotto tutti i punti di vista, quindi a lui devo tanto. Sarete poco fa del tanto gioco che producete tanto rispetto al partito di lunedì scorso né prova, però manca sempre quell'ultimo passaggio, quell'ultimo per rendere più produttiva questa manovra. Sì, ci lavoriamo, ma io non penso ci sia una causa specifica, però comunque la squadra ha delle grandi potenzialità, e esprime il suo gioco a livello di palla a terra, parlo a livello di gioco pulito, e magari in alcune occasioni manca un po' di lucidità, ma non penso sia un problema tecnico o tattico, però abbiamo un grande organico che permette a tutti di esprimersi al meglio, quindi in alcune situazioni, come ho detto, forse manchiamo di lucidità, e su questo ci stiamo lavorando, quindi è normale, una squadra deve migliorarsi sotto tutti i punti di vista, e questo è uno di quelli.